Le cinture di sicurezza salvano la vita. Quando un veicolo si arresta di colpo, le cinture impediscono al passeggero di essere proiettato in avanti. Infatti scaricano la decelerazione sulle parti più rigide del corpo, ovvero la cassa toracica e il bacino. Mettetevi comodi e sicuri in poltrona e guardate bene. Prima che l'articolo vada in produzione, si adatta il disegno originale alle caratteristiche della vettura per assicurarsi che la cintura non incontri ostacoli e che le parti rotanti abbiano spazio a sufficienza. Il grosso dell'assemblaggio è automatizzato. Questo disco di plastica contenente una molla e un contrappeso è parte del meccanismo di blocco. Impedisce all'elemento flessibile della cintura, la cinghia, di allungarsi quando si è proiettati in avanti per un arresto improvviso. Il meccanismo di blocco si inserisce nel riavvolgitore, il componente che consente di srotolare e recuperare la cinghia. La cinghia è avvolta su questa bobina di alluminio del riavvolgitore che funge da molla di riavvolgimento tenendola tesa. In caso di improvvisa decelerazione, questa pallina argentata aziona il meccanismo di arresto. La bobina smette di ruotare e la cinghia si blocca. In quest'altra fase della catena di montaggio si assembla il sistema di pretensionamento che riavvolge rapidamente la cinghia mettendola in tensione. Il sistema si attiva solo in caso di urto. Dei sensori rilevano l'improvvisa decelerazione da impatto e segnalano al modulo di controllo dell'airbag di inviare un impulso elettrico al pretensionatore. Si innesca così una mini detonazione che fa tendere la cintura. È questo dispositivo, chiamato microgeneratore di gas o MGG, a produrre la detonazione. L'interno del cilindro d'alluminio è lubrificato con il grasso, quindi un pistone è inserito nell'MGG che contiene una sostanza chimica, la nitrocellulosa. L'impulso elettrico che arriva dal modulo dell'airbag la incendia, provocando una circoscritta esplosione di gas. La pressione che si crea all'interno del cilindro spinge istantaneamente verso l'alto il pistone che aziona una rotella. La bobina del riavvolgitore si attiva e la cinghia si tende. Dopo aver incapsulato l'alloggiamento del microgeneratore, un robot inserisce il pretensionatore, ora completo, nel telaio del riavvolgitore. Quindi lo avvita ad una placca d'acciaio con cui sarà fissato al suo posto. Si passa ora a installare sul riavvolgitore la molla di riavvolgimento che oppone resistenza quando si tira la cinghia per inserirla nella fibbia di chiusura. Quando poi si sgancia la cintura farà ruotare la bobina, riavvolgendo la cinghia. Più la molla è spessa, maggiori sono la capacità di avvolgimento e la tensione, quindi la cintura si riavvolge prima e meglio, ma la maggiore tensione la rende più scomoda per il passeggero. La cinghia è in fibra di poliestere intessuta. Questa macchina cuce un'asola in cui sarà inserito il perno in plastica o acciaio, che ancorerà la cinghia alla bobina. Ora si infila un capo della cinghia in una macchina che la avvolge automaticamente alla bobina del riavvolgitore. Si misura anche la lunghezza complessiva della cintura, che deve essere conforme alle specifiche del cliente. In questo stabilimento ogni componente è sottoposto a un rigoroso controllo di qualità. Questa macchina verifica un fondamentale dispositivo di sicurezza, il meccanismo con dente di arresto che impedisce l'uscita della cinghia una volta fissata al seggiolino per bebè. Finalmente tutti i componenti sono collocati in una maschera di montaggio che li tiene fissati nella giusta posizione. La cinghia è inserita nell'ancoraggio superiore, quello da cui pende la cintura, poi nella linguetta di aggancio, che si inserisce nella sede della fibbia. Entrambi i componenti sono in acciaio, quindi molto resistenti e rivestiti in plastica abbinata agli interni. Infine bisogna cucire l'asola da ancoraggio all'altra estremità della cinghia. Una volta progettata, una cintura è sottoposta a collaudi intensivi prima di andare in produzione. Questa macchina valuta la tensione che cinghia e riavvolgitore possono sopportare prima di rompersi. Quest'altra collauda la resistenza all'usura della cinghia. Una volta completato il collaudo si può partire tranquilli. Basta assicurarsi di avere sempre le cinture allacciate.